Ciao, tra poche settimane celebreremo la festa di Pasqua, parola che significa passaggio. La Pasqua non ha una data fissa, perché aspetta la prima luna piena di primavera. Questo per ricordare che il popolo di Israele uscì dall'Egitto dovendo usare il favore della notte, ma per non inciamparsi e perdersi dovettero aspettare la prima notte di luna piena. Quel giorno era il 14 di Nisan, un mese che noi non conosciamo, ovvero che non applichiamo più, ma corrisponde alla prima luna piena di primavera. Ecco perché ogni anno, per celebrare Pasqua, aspettiamo di capire quando è la luna piena. La parola Pasqua è la parola che ci aiuta... La parola Pasqua è la parola che viene di origine... La parola Pasqua è di origine ebraica. In ebraico si dice Pesach, ed è la festa, è la parola che indica il passaggio, in particolare quello che il popolo di Israele fece in 40 anni, passando dalla schiavitù in Egitto alla terra di Cana di Galilea, quella che venne chiamata una terra promessa. Non scordatelo. La terra di Canaan è nell'attuale stato di Israele, che ha al centro la città di Gerusalemme, considerata la più santa, ma anche la più divisa, ed è santa per tre religioni. Qui Gesù morirà in croce, poco fuori le mura della città antica, ma tre giorni dopo, sempre fuori dalle mura di quella città, risorgerà. Pasqua è la festa più importante dei cristiani e non solo, anche di un altro popolo. Vi ricordate quale popolo? Vi aiuto dandovi tre ipotesi. La prima, gli Unni. La seconda, gli Juventini. La terza, gli Ebrei. Gli Ebrei sono anche detti il popolo di Dio, perché sono un popolo creato direttamente da Dio che chiamò Abramo, e da Abramo e Sara ne nacque una grande discendenza, con Abramo per primo, Isacco come suo figlio e poi Giacobbe, e da Giacobbe nacquero 12 figli e da 12 figli nacquero le 12 tribù di Israele che divennero il primo popolo di Israele, detto anche appunto il popolo di Dio. La festa di Pasqua è la festa che indica il passaggio, il più grande, quello fatto da Gesù. Pasqua è la festa che fa passare Gesù dalla morte in croce, un disastro, alla resurrezione. Gesù... Il passaggio fatto dal popolo di Israele fu fatto attraverso un uomo mandato da Dio, il cui nome è Mosè. Lui, che faceva fatica a parlare, ricevette non solo le tavole della legge, ma fu chiamato a guidare il popolo attraverso il deserto, fino poi ad attraversare il Mar Rosso con l'esercito egiziano alle spalle e la terra promessa davanti, con in mezzo questo terribile Mar Nero, con il grande miracolo di Dio che lo aprì in due. Ma il vero grande passaggio è quello fatto da Gesù. Gesù fa il passaggio dalla morte alla vita, passando attraverso la terribile esperienza della croce, un grandissimo dolore in cui Gesù dona tutto se stesso, donando per noi la sua vita. Gesù viene messo nel sepolcro, tre giorni dopo il sepolcro è vuoto. Gesù è risorto. La Pasqua è la festa di Gesù che risorge. Ma cosa c'entriamo noi? Gesù ha detto
che il dono che lui ha vissuto lo dona anche a noi. Quello che è successo a lui succederà anche a noi. Un giorno moriremo, non adesso, ma poi risorgeremo. Gesù dopo 3 giorni, noi invece quando sarà il momento, nel tempo più opportuno. Quindi, alla fine dei conti, la festa di Pasqua è la festa di Gesù che vince la morte. Proprio perché Gesù ha vinto la morte si scopre che è realmente il Figlio di Dio, quello che all'inizio non molti lo credevano. Noi, per ricordarci di questo dono, cioè della sua capacità di vincere addirittura la morte, abbiamo creato il nome Signore. Quando noi chiamiamo Gesù Signore, vogliamo ricordare che è il Signore della vita, così potente da avere sconfitto la morte e dopo 3 giorni che era stato sepolto, ritornare in vita, sconfiggendo anche la croce. Quindi Gesù è detto Signore. In questi giorni sarà ben importante ricordarcelo. Alla prossima!